E buonasera, buonasera ed eccoci qui, ed eccoci ancora qui. Sono l'1.38 di lunedì 6 giugno oramai, è passata la nostra domenica, il giorno in cui Milano ha scelto da che parte stare, ha scelto chi sarà il prossimo sindaco. Ma la scelta in realtà non ha dato un risultato definitivo, come d'altra parte comunque ci si aspettava. Si andrà quasi sicuramente al ballottaggio, gli exit poll davano certi risultati abbastanza netti, i primi dati invece dello spoglio danno qualcosa di leggermente diverso, ma appunto siamo in questo momento con 81 sezioni su 1248 e abbiamo Sala al 39,09 e Parisi al 42,98%, quindi al 43% quasi, con un Corrado comunque all'11%, quindi una percentuale non irrilevante anche per il Movimento 5 Stelle. Ricapitoliamo cosa è successo nella serata. Noi ci siamo collegati per tutta la sera con vari esponenti politici, sia di sinistra sia di destra. Abbiamo avuto anche assessori comunali uscenti che forse saranno ancora in Consiglio Comunale, quasi sicuramente, anzi, saranno ancora in Consiglio Comunale. Il problema è se saranno in Consiglio Comunale dalla parte dei vincitori o dalla parte di chi invece starà all'opposizione. Questo lo scopriremo solo vivendo, come diceva una vecchia canzone, lo scopriremo in questa serata, in questa lunga nottata. I dati arrivano veramente lenti, devo dire che sono arrivati anche in ritardo rispetto ad altre città italiane. I primi dati da Napoli sono arrivati quasi un'ora prima dei primi dati da Milano, il che la dice lunga sulla grande efficienza meneghina. Insomma, ci chiediamo come mai, ma sicuramente adesso le cose andranno più velocemente. Lo vedete in sovraimpressione, 81 seggi su 1248, Sala 39,09%, Parisi 42,98%, Corrado 11,03%. Abbiamo avuto poco fa un collegamento con la sede della Lega Nord, dove insomma, così tra le righe si capiva un po' anche, forse anche per scaramanzia, non ci si lasciava troppo andare, ma insomma si sentivano già i rumori dei bicchieri per brindare, sembrava. Perché se così fosse, se i risultati rimanessero quelli che sono, c'è tutto da rivedere, soprattutto perché avremmo una coalizione di centrodestra in cui sicuramente la Lega Nord la fa da padrona. Poi adesso andremo a vedere nell'arco della serata anche le varie liste, ma ad esempio vi do solo un dato così. In questo momento all'81 seggi scrutinati, comunque la Lega Nord si attesta su quasi un 13%, con una Forza Italia sul 21%. Quindi Forza Italia ancora primo partito del centrodestra, ma comunque con la Lega al 12%. Ricordiamo, nel 2011 era all'incirca al 9%, 9 e qualcosa per cento. Attualmente comunque, nonostante i risultati che danno in testa in questo momento Parisi, abbiamo il primo partito della città che è comunque il PD. Ricordiamo che invece alle scorse elezioni il primo partito della città era Forza Italia. Nonostante la vittoria di Giuliano Pisapia, il partito più votato a Milano fu Forza Italia. Attualmente con questi 81 seggi, stiamo parlando veramente del nulla, stiamo riempiendo lo spazio finché non arrivino dei dati su cui ragionare. Ma attualmente il primo partito della città con il 27,85% è il Partito Democratico. Ricapitoliamo quindi, 81 sezioni pervenute fino ad ora, in testa Stefano Parisi per il centrodestra con il 42,98%, segue Beppe Sala col 39,09% e poi Corrado con l'11,03%. Ci siamo chiesti più di una volta questa sera come mai il risultato di un Movimento 5 Stelle a Milano così basso in confronto ad altre città, come ad esempio i dati che arrivano da Roma, dove si attestavano un 30% superiore, anzi più del 30%, vicino al 35% per il Movimento 5 Stelle. La risposta è arrivata un po' da tutti, anche dai
stessi componenti del Movimento 5 Stelle. E scusate, di base sembra, il ragionamento sembra questo, sembra quello di dire che Milano comunque nelle suoi, lì dipende poi chi la vede, nei suoi problemi o nelle sue eccellenze, è una grande città fatta da grandi persone, fatta da grandi comunque politici che l'hanno gestita in tutti questi anni, nel senso che siamo forse la città che insomma più di tutte ha subito la Prima Repubblica, quindi una certa stagione negativa di questo paese. Beh, forse per quello siamo quella che siamo quella città che in questa seconda o terza Repubblica, come possa essere chiamata, mi ha risentito di meno, forse quella che ha cercato di vivere la città in, in maniera migliore. C'è invece chi dice che è tutto merito del centro-sinistra che ha governato in questi ultimi cinque anni, c'è invece chi dice che nonostante questo centro-sinistra negli ultimi cinque anni ha tartassato di tasse i cittadini, così dice il centro-destra, nonostante questo Milano sia rimasta una grande città, ed è per questo che il Movimento 5 Stelle fatica a prendere spazio, ad avere consenso in una città dove comunque le cose alla fine più o meno funzionano e vanno bene. I dati per adesso sono sempre quelli pervenuti poco fa. Ah, vedo che sta arrivando una nuova, un nuovo risultato, superato i 100, le 100 sezioni scrutinate, ma credo che appunto indicativamente non cambi molto, si abbassa leggermente da quanto visto la percentuale di Parisi, ma veramente di poco. Ma comunque aspetto che la regia mi mandi la grafica appena è pronta, con le 102 sezioni scrutinate su 1248. Siamo in diretta, ve lo ricordiamo, sulla televisione web, sono l'1:45, stiamo aspettando appunto insieme a tutti voi i dati che abbiamo. Abbiamo sentito anche dalla Lega Nord poco fa un collegamento, stiamo aspettando che venga, che ci richiamino in modo da avere le prime impressioni magari in, in diretta. Vi do io allora il dato, se non abbiamo, no, ok, vedo che stanno aggiornando la grafica, quindi aspettiamo la grafica. Comunque quello che vi dicevo, sono 101 sezioni al momento scrutinate, Stefano Parisi si attesta intorno al 42,7%, quindi al 42,9%, scende di uno 0,2%. La verità è che Giuseppe Sala, che era al 39,09%, si attesta al 39,0%, quindi in realtà perde anche leggermente Sala a favore di chi, credo, no, neanche di Corrado, che hanno 10,89, quindi diciamo che gli outsider, gli altri, i minori, ricordiamo un Basilio Rizzo al 3,17%, un Marco Cappato all'1,7%, attualmente con 100 sezioni su 1248, quindi stiamo parlando veramente di piccolezze, questi altri stanno risicando, stanno togliendo qualche voto al ai due grandi candidati, appunto Sala e Parisi. Al momento Fanalino di Coda è un testa a testa, diciamo quasi, tra Fucsia Pippo e Alternativa Municipale. In realtà Luigi Sant'Ambrogio ha lo 0,26%, sono 89 voti. Non ha preso neanche un voto per ogni sezione scrutinata all'istante, se stiamo bene a guardare, ma queste cose più, diciamo, simpatiche e di numeriche le vedremo nella giornata di domani. Ed ecco qui appunto il dato dei 101, delle 101 sezioni su 1248. Allora ripeto, Sala un 39% netto, Parisi 42,7%, Corrado 10,89%, quindi Corrado scende di pochissimo, Parisi scende di pochissimo, Sala scende di pochissimo anche lui. Come dicevo, gli altri sei candidati, sono nove candidati in tutto, gli altri sei candidati hanno mangiucchiato qualcosa qui e là ai candidati principali. Allora, è 1:47, io mi fermerei per pochi minuti in modo da appunto avere i dati più aggiornati, ci risentiamo fra poco e vediamo anche magari di chiamare qualcuno per incominciare a
definire questi dati. A fra pochissimo, lì la regia.